L'Abruzzo non è pronto alla fase 3, è quanto sostiene il 5 Stelle Domenico Pettinari, secondo cui le criticità più evidenti riguardano la sanità e il trasporto pubblico. Con causa coronavirus tutte le visite di specialistica ambulatoriale sono state sospese, anche giustamente ci mancherebbe, ma adesso che sta ripartendo tutti, voi potete immaginare tanti, troppi cittadini che si sono viste sospese le visite per mesi, mesi e mesi, sono tornati a chiedere e si sono sentiti dire alcuni che le visite erano state annullate e bisognava riprenotare da capo, e questo è veramente devastante. Ma tanti altri si sono sentiti dire: vi richiameremo, vedremo, faremo il nuovo riposizionamento, come si chiama in termine tecnico, delle nuove visite. Mi sono informato e ho visto che stanno molto molto indietro, ci sono faldoni e faldoni di persone da richiamare, da riposizionare, ma è stato fatto solo l'1,5% del riposizionamento, quindi voi immaginate, tante persone non sanno quando dovranno tornare a visita, già hanno aspettato 3, 4, 5 mesi, magari dovranno aspettare altri 6 mesi, e anche la patologia lieve si può aggravare. Aggravandosi, il cittadino non ha più strade, che è quella di entrare in pronto soccorso. Infatti sto registrando già i nuovi affollamenti del pronto soccorso, le nuove e accessi inappropriati in pronto soccorso, nuovi accessi inappropriati in ospedale, e gli ospedali scoppiano. Stesso problema sta accadendo nel trasporto pubblico regionale, nel caos. Abbiamo il 50% delle corse in meno, cittadini che sono costretti ad attendere ore e ore perché perdono il primo pullman, il secondo, il terzo pullman, poi danno in escandescenza e si posizionano davanti agli autobus, come abbiamo visto quelle scene eclatanti, perché non sono stati riattivati i mezzi. Nonostante tutte le attività sono ripartite, noi non abbiamo visto la riattivazione dei mezzi, pochi mezzi sono stati rimessi su strada. Allora si dovrebbe riattivare il 100% delle corse. Tra l'altro hanno soldi, perché a parità di contribuzione regionale la TUA ha sospeso il 50% dei mezzi, ma anche messo in cassa integrazione tanto dipendente, quindi chiedo che quei dipendenti che sono in cassa integrazione tornino sui mezzi a fare il proprio lavoro. La regione ha fallito, accusa il vicepresidente del Consiglio regionale, che ora chiede le dimissioni di Marsilio. Se si fallisce sulle prime due voci di bilancio che vanno nel caos, io chiedo che questa amministrazione non deve fare nient'altro che farsi da parte e andare via, andare a casa. Sulla